i 10 passaporti più potenti del mondo, quelli che sono in grado di farti entrare in più paesi possibili senza dover compilare decine e decine di moduli. E per fare questa classifica mi sono basato su passportindex.org, il sito che ho trovato più chiaro e più completo. Vi lascio il link in descrizione se poi volete approfondire. Al 10° posto c'è l'Italia. Esatto, partiamo proprio dal nostro passaporto, che è uno dei migliori al mondo. Abbiamo un tesoro in casa e non lo sapevamo. Se pensavate di essere poveri, ora non lo siete più perché avete uno dei passaporti più potenti del mondo a casa. Ha un mobility score di 140. Che cosa vuol dire? Che questo coso qua è in grado di farvi entrare in 140 paesi senza dover prima richiedere un visto. La classifica infatti si basa proprio su questo numero. Poi come vedete ci sono altri due valori che sono 105 e 35, che sommati danno appunto 140, e sono 105 gli stati in cui non viene richiesto alcun visto, mentre 35 sono quelli in cui bisogna farlo all'arrivo, mentre 58 sono i paesi dove bisogna richiedere il visto prima, e sono quelli dove è un po' più complicato entrare perché per questi visti bisogna compilare un sacco di moduli, districarsi nella burocrazia, a volte bisogna chiedere alle ambasciate dei paesi, che però alcuni non si trovano nemmeno in Italia. Insomma, meno sono, meglio è. In realtà noi non siamo alla 10ª posizione, perché dalla numero 6 alla numero 11 sono tutti uguali i passaporti, sempre con 140 stati divisi tra 105 senza visto e 35 con visto all'arrivo nel paese. Ad esempio sotto di noi c'è il Portogallo, e quindi come hanno ordinato questi passaporti? Semplicemente in base all'indice di sviluppo umano del paese. Quindi quattro paesi che stanno sopra di noi hanno un indice di sviluppo umano maggiore, però in realtà non cambia niente per quanto riguarda il passaporto. Mentre dalla posizione 12 alla 17 hanno 140 paesi anche loro dove non devono richiedere il visto prima, però di questi 140 ne hanno di meno senza visto e di più in cui bisogna richiedere il visto all'arrivo. Ad esempio gli Stati Uniti, che sono alla 15ª posizione, hanno 97 paesi senza alcun visto e 43 in cui bisogna richiederlo all'arrivo, mentre alla posizione numero 9 abbiamo il Belgio, all'8ª la Finlandia, alla 7ª la Danimarca e alla 6ª la Svezia, tutti alla fine con il passaporto del nostro stesso valore. Alla 5ª, alla 4ª e alla 3ª posizione hanno tutti un mobility score di 141, quindi solamente un paese in più rispetto a noi, e sono l'Irlanda con 101 paesi completamente visa free, la Svizzera con 102 e l'Austria con 105. E infine nelle due prime posizioni abbiamo un mobility score di 142, quindi un altro paese in più rispetto agli altri. Al secondo posto c'è la Spagna, che di questi 142 ne ha 105 visa free, e al primo posto come passaporto più potente del mondo c'è quello della Germania, che ha un paese in più rispetto alla Spagna visa free, ne ha 106 al posto che 105. Quindi quasi uguale all'Italia, possiamo ritenerci molto fortunati per questo. C'è da fare però un discorso sul periodo storico in cui stiamo vivendo, perché le classifiche sono cambiate molto rispetto a 2 anni fa. Nel 2019 il mobility score del passaporto italiano era di 171, cioè in 2 anni abbiamo perso 31 paesi, ovviamente per la pandemia. E al primo posto c'erano gli Emirati Arabi Uniti con 179, che ora sono al 28° con 138. Sono cambiate moltissime cose in questo periodo e continuano a cambiare, ogni giorno ci sono paesi nuovi in cui si può andare, altri che ritornano nelle liste di quelli dove non si può andare, non si capisce più niente. E dopo aver saputo quali sono i passaporti più potenti del mondo, sono abbastanza convinto che vogliate sapere anche quelli meno potenti, e quindi vi dico i 5 peggiori, che attualmente sono Somalia, Pakistan, Siria, Iraq e, ultimo degli ultimi, l'Afghanistan. Perché non basta una situazione complicatissima nel paese, ma le persone non possono neanche andare negli altri, anzi in realtà è proprio per quello, proprio perché ci sono milioni di persone che vorrebbero andare in altri paesi che gli altri paesi non li fanno andare. E ho fatto proprio l'ultimo video dove parlo di questo paese, parlo però solo di cose belle, quindi dovete per forza andare a vederlo. Comunque col passaporto afghano si può andare solamente in 3 paesi senza visto e in 27 con visto all'arrivo. Quelli con visto all'arrivo sono per la maggior parte paesi africani e qualcuno in Sud America, tipo la Bolivia, mentre i 3 che non richiedono niente sono Dominica, Haiti e St. Vincent and Grenadines,
quindi paesi dell'America centrale, paesi che non si fanno troppi problemi sull'immigrazione. C'è anche una classifica su passportindex.org dei paesi più ospitali, in base proprio a quelli che richiedono meno visti. Ma in realtà il passaporto afghano non è il più inutile di sempre, perché ce n'è uno che è ancora peggio, è molto, molto peggio. E sto parlando di quello della Transnistria. Che cos'è la Transnistria? È uno stato che esiste, ma non esiste in realtà, non è riconosciuto da nessuno. Si chiama ufficialmente Repubblica Moldava di Pridnestrov e appunto tecnicamente fa parte della Moldavia. Non è riconosciuto da nessun paese ONU, solamente da altri paesi che però non sono riconosciuti a loro volta, quindi cioè i paesi non riconosciuti riconoscono altri paesi non riconosciuti, che è tutto un po' inutile perché poi non possono fare niente, però si riconoscono a vicenda. E appunto il passaporto della Transnistria dà diritto a viaggiare solamente in due stati, nell'Ossetia del Sud, che non è riconosciuta e tecnicamente fa parte della Georgia, e nella Repubblica dell'Artsakh, che è in teoria dell'Azerbaigian. Io non sono andato a guardare se questi due stati indipendenti abbiano un aeroporto, però non credo, e ovviamente per arrivarci bisogna attraversare altri stati, quindi credo sia sostanzialmente inutile il passaporto della Transnistria. E la cosa assurda è che la Transnistria non è come le micronazioni di cui ho parlato, che alla fine sono un po' degli scherzi, obiettivamente non si prendono troppo sul serio, ma è uno stato che è abitato da 560.000 persone. Cioè, tutte queste persone senza un passaporto valido, a meno che non abbiano quello moldavo, però non credo che ce l'abbiano tutti. E quindi non possono uscire da questo paese che sembra veramente l'Unione Sovietica, cioè è come se esistesse ancora nel 2021 solo qua e anche alle Svalbard, come ho parlato nel mio video sulle Svalbard. Però in compenso gli abitanti possono dire di vivere nel paese con i palazzi più belli del mondo, con l'architettura migliore veramente che io abbia mai visto. Cioè, come fate a non apprezzare questi palazzi qua che mi ricordano la mia Norilsk? Quindi vi ho detto i 10 passaporti più potenti del mondo, i 5 meno potenti, il più inutile, che in realtà se la gioca con il passaporto dell'impero ericano, anzi quello è molto molto più inutile. Quindi io da cittadino dell'impero ericano non ho nessun vantaggio con quel passaporto, ma fa niente. In descrizione vi lascio il mio link di affiliazione con cui potete comprare un passaporto falso nel Deep Web. No, sto scherzando ovviamente. Potete comprare un fantastico portapassaporto su Amazon per supportare il canale. Che cosa ve ne fate di un portapassaporto? Non ne ho idea, però potete comprarlo. E niente, ci vediamo al prossimo video. Magari più avanti parlerò meglio della Transnistria, perché ci sarebbero tantissime, tantissime cose da dire. Quindi niente, al prossimo video.